Poco prima di saltare si fa un saluto tipo così, così, poi non lo so, how was the... esatto, esatto. E si parte. C'è chi ripassa le formazioni, chi si aggiusta l'imbragatura e chi è pronto a salire sullo Skyvan, un imponente bimotore turboelica arrivato a Fano direttamente dalla Repubblica Ceca. Pilotato da due giovani tedeschi di 20 e 26 anni, l'aereo fa sentire subito la sua potenza. Verso la pista carica e parada al retro, poi ancora qualche centinaio di metri e decolla. Pronto a far vivere emozioni indimenticabili, arrivato a 4200 metri di altezza viene spalancato il portellone, mano a mano escono i paracadutisti che si lanciano nel vuoto. Mentre attendiamo la loro discesa dal campo della scuola fanese di paracadutismo, rimaniamo con il naso all'insù, consapevoli di vedere sbucare da un momento all'altro le vele con i colori delle bandiere nazionali. In questo caso, in quanti eravate sull'aereo e com'è andata? In 24 sull'aereo e siamo scesi tutti. Di dov'è lei? Stoccolma, Svezia. Quanti lanci ha all'attivo? 1500. È una passione che ormai dura da tanto tempo. 34 anni. E che cosa le dà? Adrenalina, ogni volta, ed ho sempre paura, ogni salto. Discesa perfetta, di dov'è lei? Sono di Monaco, di Baviera, e il lancio era benissimo. Avete provato le formazioni? L'abbiamo fatto una formazione in 13. Quanti secondi è durata? La durata era 70 secondi. Siamo qua per allenarci, per una gara internazionale, quindi ci vogliono tante prove, sì. Pete, quanti lanci ha all'attivo? Sono 37 e 38 mila. Quanti anni aveva quando ha fatto il primo lancio? 15. Sì. E poi da lì non ha più smesso? No, per me sono innamorato con questo sport, è come andare al cerco. Americani giovanissimi, perché ha fan? Perché io col militare ho cominciato, però poi dopo ho proseguito a livello civile, insomma, perché è una energia fortissima d'emozioni, capito? E anche istruttore di tunnel dove? A Milano, il tunnel del vento era il più grande del mondo fino a qualche anno fa, e l'abbiamo aperto 4 anni fa, è veramente, veramente bello, così tutte le persone possono provare a volare, e avere una sensazione di quello che è la caduta libera, ed è anche un posto dove vengono paracadutisti con esperienza per migliorare le tecniche di volo. Che cosa vi insegna il paracadutismo? Il paracadutismo ti insegna a controllare le emozioni, a controllare le paure. Devi capire questo, che se hai la preparazione tecnica, la preparazione mentale, puoi affrontare qualsiasi rischio, qualsiasi difficoltà che la vita ti può presentare e risolverla con quelle che sono le tue abilità che hai. Ha mai dovuto affrontare dei rischi? Ma io ho fatto per anni l'ufficiale della Guardia di Finanza, sono un generale in pensione, tanti rischi, ho fatto anticontrabbando, antidroga, ho fatto inseguimenti in macchina, arresti, sparatorie, per cui sì, ne ho affrontati, e forse per questo adesso faccio paracadutismo, perché ho bisogno di una mia dose quotidiana di adrenalina, settimanale di adrenalina. Però non è rischioso anche su? No, assolutamente, proprio perché affrontiamo il lancio in una maniera professionale, direi, con tanta attenzione, con tanta attenzione soprattutto per gli altri che stanno vicino a noi nel salto, un po' come la famiglia, devi affrontare il lancio e la vita con tanta attenzione per tutti quanti.